Sì, allora poca luce, cerchiamo di farla filtrare. Guarda, ecco. Ok, così perfetto. Allora, cosa volevo chiederti? Io ti ho sentito a Torino nei Vespri Siciliani più di una volta, per fortuna, e adesso nella Gemma di Vergy. Che differenza hai trovato tra le due opere? Quale hai preferito cantare? Quale hai trovato più semplice cantare? E allora, più semplice Gemma, perché è un terzo della parte di Arrigo. E poi, no, ma Arrigo è stato molto, molto più difficile, più lunga. È verdiano, molto impegnato, ma queste hai difficoltà anche perché è sempre in centro, forse non c'era tante opportunità, un grande acuto. Però due posti, sì. Allora andiamo a prendere queste acute. C'è qualche aneddoto divertente che è capitato durante le prove o qualche ricordo che hai di questa Gemma? No, sempre. Io sono divertente quando lavorando con questa bella compagnia. Veramente. Questo è importante. Tutti quanti. È stata una bella esperienza. Beh, noi adesso ti aspettiamo a Torino perché c'è un altro debutto importante. Sì. E prima ancora di Torino, Maria di Rohan, dove però ti vedremo in un ruolo diverso. Molto diverso, con la bacchetta in mano. un breve augurio per il nostro nuovo gruppo. Degli Scappati. Al quale sei iscritto, tra l'altro. I Fratelli Scappati di Casa per l'Opera. I Fratelli Scappati, grazie per l'amicizia su Facebook. Non c'è Lucio. No, figurati. Grazie per l'amicizia e poi ci vediamo in giro, speriamo. Noi ti seguiamo sempre, continua a cantare così e emozionarci come fai. Grazie. Grazie tante. Grazie, ciao.